Il futuro dell'oncologia e della lotta al tumore è nelle mani dei giovani medici, promotori di studi scientifici, ma anche pronti a cogliere ed applicare sul campo le novità in ambito terapeutico, frutto di ricerche sempre più mirate. Per fare il punto in merito a nuovi trattamenti farmacologici e terapie, è stata promossa la seconda edizione del corso dedicato all'approfondimento della nuova strategia terapeutica in corso di valutazione nei pazienti con neoplasia mammaria, rivolto a giovani oncologi delle strutture sanitarie di tutta la regione Campania. Questo è un corso molto innovativo, sia negli aspetti degli argomenti, sia nel parterre dei partecipanti. Fortunatamente abbiamo le nuove generazioni di oncologi esperti nel trattamento di carcinoma mammario, quelli che saranno i futuri leader nell'ambito dell'oncologia italiana, nello specifico sul carcinoma mammario. E questa riunione è una riunione molto interessante perché discute su tutti gli aspetti più innovativi del trattamento del carcinoma mammario sia in fase metastatica che in fase precoce. Oggi si stima che in Italia ci sono 55.000 nuovi casi di tumore mammario all'anno e di questi la stragrande maggioranza, circa 35.000, sono tumori mammari che esprimono i recettori ormonali e proprio di questo si parla in questo convegno, in particolare delle nuove opportunità terapeutiche per le pazienti con malattia in fase metastatica, in cui anche se non riusciamo ad ottenere una guarigione, riusciamo a prolungare di molto la sopravvivenza e a cronicizzare una malattia che fino a pochi anni fa era considerata incurabile e aveva un esito fatale dopo poco tempo. Per quanto riguarda invece gli aspetti più innovativi del trattamento della malattia in stadio iniziale sono ancora più interessanti, perché in questo caso noi abbiamo delle possibilità terapeutiche che ci portano alla guarigione. Pensate che in Italia il tasso di sopravvivenza a 5 anni per il carcinoma mammario ha raggiunto e superato l'88%, che è un traguardo insperato fino a pochi mesi fa. E questo grazie alle nuove strategie terapeutiche per le pazienti ad alto rischio di recidiva, ma anche a delle strategie che ci permettono di personalizzare i trattamenti sulla base di test di ultima generazione multigenici che ci permettono proprio di identificare le pazienti a più alto rischio che necessitano di trattamenti più aggressivi, ma al tempo stesso anche le pazienti a più basso rischio che possono effettuare trattamenti molto meno aggressivi e quindi si può risparmiare in questo caso dei trattamenti anche tossici e migliorare la qualità di vita. Quindi innovazioni importanti sia nell'efficacia terapeutica sia nel miglioramento e nella personalizzazione dei trattamenti. Nel corso dell'incontro che si è svolto in due giornate a Forio di Ischia sono state analizzate le nuove terapie a bersaglio molecolare che incrementano non solo l'efficacia dell'ormonoterapia ma anche la sopravvivenza delle pazienti con questa neoplasia particolarmente aggressiva. Focus principale di questo corso è stato basato su un update dei dati relativi ad una classe particolare di farmaci che si chiamano inibitori delle chinasi ciclinodipendenti e che hanno realmente rappresentato una svolta nel management delle pazienti con carcinoma mammario metastatico ormono responsivo, perché abbiamo visto che in realtà siamo riusciti a cronicizzare questa malattia che rappresentava un vero e proprio
proprio tallone di Achille. In realtà si è visto come queste donne riescono non solo a vivere, a sopravvivere, abbiamo delle sopravvivenze mediane che raggiungono addirittura 64 mesi, e questo in parole povere per farvi capire, cioè abbiamo donne, la maggior parte delle donne, il 50% delle donne, che a 5 anni sono vive, stanno bene e riescono a fare quotidianamente la loro vita. Infatti questi farmaci non soltanto prolungano la sopravvivenza, ma fanno sì che le pazienti riescano a vivere bene, con un'ottima qualità di vita. Punto di forza del corso accreditato per la concessione di crediti formativi è stata sicuramente la formula delle relazioni frontali e delle discussioni collegiali tra i docenti e i corsisti, accomunati dalla giovane età, dall'esperienza sul campo nei vari reparti oncologici degli ospedali campani e soprattutto dal grande entusiasmo nell'accogliere ogni nuova strategia terapeutica ad integrazione di linee guida e protocolli per raggiungere l'obiettivo di mettere KO questa neoplasia. Non a caso sono state approfondite in particolare le nuove scelte diagnostiche e terapeutiche frutto della ricerca scientifica e che sono importanti sia nella fase precoce che in quella metastatica di questo carcinoma mammario, che spesso non risponde alla terapia ormonale ed è resistente alla chemio standard. I nuovi farmaci aprono nuove prospettive per la lotta ai tumori in genere? Sì, in effetti diciamo, quello che abbiamo saputo di recente è che questi farmaci sono efficaci anche nella malattia precoce, in particolar modo uno di questi inibitori CDK4/6 che è l'abemaciclib, che ha dimostrato appunto nelle pazienti che sono a più alto rischio di recidiva, che hanno delle caratteristiche clinico-patologiche più sfavorevoli, di migliorare quella che è l'efficacia della endocrinoterapia. Queste pazienti hanno ricevuto il farmaco per 2 anni e si è visto oggi a un follow-up anche più lungo che vanno meno incontro a recidive, e questo verosimilmente porterà anche a un miglioramento della sopravvivenza globale. La prevenzione resta sempre l'arma vincente per combattere i tumori? Sì, assolutamente. Oggi abbiamo sicuramente nuove tecnologie, pensiamo per esempio ai test genomici che nelle pazienti in stadio iniziale di malattia con tumore della mammella in fase iniziale permettono di definire se è utile o no fare la chemioterapia. Abbiamo nuovi farmaci anche per esempio per le pazienti che sono mutate per BRCA, quindi nuove tecnologie, nuovi farmaci che sicuramente miglioreranno quella che è la possibilità di sopravvivenza delle nostre pazienti. Senza trascurare la prevenzione. Assolutamente, la prevenzione rimane un aspetto fondamentale, diciamo, bisogna effettuare la prevenzione perché individuare le neoplasie mammarie in fase precoce migliora nettamente le possibilità di guarigione. Sono davvero davvero contento per vari motivi. Uno, secondo me questo è stato un po' un convegno, congresso, non so come chiamarlo, davvero bello, abbiamo visto delle belle relazioni, siamo stati bene, la location fantastica, il tempo ci ha accompagnato, l'ambiente diciamo è l'ambiente di giovani ma soprattutto di amici, quindi dove scambiamo, ci scambiamo diciamo, opinioni e informazioni, per cui io vi voglio ringraziare per essere qua oggi, chiaramente voglio ringraziare Andromeda per l'eccellente organizzazione. Sia ieri che oggi, quindi questo era lo spirito, lo scopo. Bene, quindi grazie a voi principalmente. Chiudo solo con l'augurio, la speranza nostra è che i nostri sponsor, i nostri ospiti continuino ad avere diciamo questa lungimiranza di fare anche degli eventi con target che è quello delle giovani generazioni, perché sono altrettanto importanti. Chiaramente è una novità questa, è una novità, non è una cosa scontata di puntare sui giovani, solo sui giovani, e i fatti ci stanno dando ragione, quindi credo proprio che questa nuova modalità di incontri tra giovani potrà continuare.